alcuni materiali si può produrre più energia, meno inquinante, che con magari altri materiali come il petrolio. I nuovi metodi che si stanno sviluppando per creare energia pulita, sviluppare delle nuove tecnologie per poter sviluppare appunto dell'energia verde. Moltissime reazioni chimiche generano energia. Le reazioni che avvengono all'interno di una batteria generano energia elettrica. Le reazioni di combustione generano calore. Le reazioni di fluorescenza e fosforescenza generano energia luminosa. Ma l'importante è che tipo di energia produciamo. Dobbiamo imparare a produrre energia pulita, cioè energia che non immetta nell'ambiente sostanze inquinanti e possibilmente nemmeno CO2. Tipo lo shampoo o la calamita e altre cose. I LED, su azioni, computer, le macchine che funzionano grazie all'idrogeno, gli smartphone, i telefoni cellulari, la rete internet anche, il web. Tutto quello che vediamo intorno a noi è un materiale. Ad esempio, la maglietta che usiamo per correre è fatta con un polimero. Un materiale plastico che è stato appositamente disegnato per farci sudare meno quando corriamo. Questo materiale 50 anni fa non esisteva, ma tutti i materiali sono in continua evoluzione. Ad esempio, i metalli, se prendiamo in considerazione la carrozzeria dell'auto, è fatta con un acciaio speciale che 30 anni fa non esisteva ed è stato studiato appositamente per fare in modo che l'auto sia più leggera e quindi consumi meno benzina. Si può con un computer raccogliere dei dati e si possono fare nuove scoperte. Se tu hai trovato un po' di tempo fa delle ossa, oppure hai proprio un'immagine delle ossa, semplicemente puoi guardarle meglio al computer e analizzarle. Per adesso esiste la chimica computazionale, grazie al quale appunto si va a studiare a livello teorico, ma sul computer, in modo tale anche banalmente da non far esplodere le cose, ecco. La chimica oggi infatti si fa al computer, ma tutta la scienza, pensate alle previsioni del tempo. Ci chiediamo se pioverà? In realtà è un calcolatore, un computer che ci risponde. In particolare, pensando alla chimica computazionale, noi oggi con un personal computer possiamo davvero ottenere nuove scoperte. Ad esempio, possiamo chiederci cosa succede nello spazio interstellare e simularlo dentro a un computer, oppure trovare nuovi materiali e, grazie a dei programmi di calcolo, che non sono molto diversi dai programmi che usate anche voi, possiamo darci delle risposte. Con il computer possiamo trovare dei nuovi farmaci per varie malattie. O ad esempio possiamo chiederci come risolvere il problema dell'energia. Ricordiamoci però una cosa a cui tengo molto: i computer da soli generano solo numeri. Siamo noi che risolviamo i problemi con la nostra cultura chimica e con la nostra intelligenza. Con nuovi materiali, si può produrre dell'energia e più ecosostenibile di altra. Aiuta a combatterlo, creando delle sostanze che lo aiutano. Una volta la chimica era più improntata sull'inquinare, ma perché non si sapeva ancora esattamente come funzionasse tutto l'ambiente. Allora, la chimica, come tutte le scienze, non è né buona né cattiva. È l'uso che ne ha fatto l'uomo nel passato che ha contribuito a etichettarla come fonte di inquinamento. Fortunatamente, sentendo le parole dei ragazzi nelle interviste, si nota che le nuove generazioni hanno una visione diversa, hanno una percezione più positiva della chimica e in particolare si vede che può essere associata a qualcosa di benefico, che può essere una preziosa alleata nel difendere l'ambiente. La chimica potrebbe analizzare qualche sostanza, ad esempio il metano, la plastica, che sono dannosi per l'ambiente, trovare dei reagenti che chimicamente li facciano scomparire. E proprio per questo penso che quando penso alla chimica penso a qualcosa che riduca l'impatto ambientale. Noi chimici ricerchiamo da sempre nuovi ed efficienti modi per trasformare le materie prime a nostra disposizione in una prospettiva di economia circolare. L'obiettivo allora è mettere a punto processi chimici sostenibili che siano il meno pericolosi e impattanti possibile per l'ambiente e per gli esseri viventi che ne fanno parte.